tutti e benvenuti in quest'altro nuovo video. Sempre vestito uguale, bla bla bla. Oggi sono in veda di registrare un sacco di cose per voi. Ho fatto un unboxing delle maschere di Sephora, della skincare che mi è arrivata, della collezione K-Tech Beauty, quindi coreane. Perché vi ho fatto un sondaggio. Alcune votavano una maschera, altre un'altra. Cioè c'era veramente una cosa assurda, non riuscivo più a capire niente. Ho detto senti, ne provo più di una e vediamo in questo video che disagio esce fuori. Ce ne sono un sacco molto particolari che vorrei anch'io provare insieme a voi per vedere come sono. E sapete che sono un'appassionata di skincare, quindi iniziamo. Ma aspettate, no, prima di iniziare, se non siete iscritte o iscritti al canale, vi invito a farlo. Se ovviamente mi volete supportare e vi fa piacere seguirmi, cliccando il bottone iscriviti qua sotto e entrare a far parte della Fair Family. Se invece siete già parte della Fair Family, vi invito ad attivare le campanelle per ricevere le news, insomma gli aggiornamenti di quando carico un nuovo video, perché sapete che YouTube è stronzo. Quindi iniziare subitissimo con l'apertura della box. Quella che è stata votata da poche persone, però in realtà è questa qua. Non mi ispira tantissimo farci un video, perché in realtà è una semplicissima maschera, anche se sembra wow, perché questa cosa qua è solo il cartoncino, cioè solo la plastichina colorata. In realtà la maschera non è galassia, non è nulla di particolare, è semplicemente una maschera in tessuto nera, quindi la proverò, magari vi faccio vedere su Instagram com'è. Trovate tutto quanto da Sephora. E poi abbiamo mamma che profumo, queste altre della Coco Star. Sono delle patch che in una dovrebbe togliere i punti neri sul naso e l'altra invece nella zona... Ah no, l'altra invece qua, sotto agli occhi, quindi dovrebbe, credo, idratare. Poi abbiamo la Supporty Zone Strip, quindi sempre queste strisce che vanno a togliere i punti neri e tutta la sporcizia che si forma appunto dentro i nostri pori, crateri. Questa che è stata una delle più votate, la Black Sugar Perfect Splash Mask. E questa è della Skin Food. Non ho ben capito come si usa, perché è molto molto liquida ed è appunto lo zucchero di canna. E se è fattibile, perché non sono in bagno come potete vedere, la facciamo insieme, perché in realtà la più votata è stata lei, quella di Dr. Jart Plus. Non so bene come si pronunci, comunque sapete che è il mio brand preferito di maschere. Ho ricevuto l'anno scorso il libro di Dr. Jart, sempre da Sephora, e le ho praticamente finite. Mi sono sempre piaciute, ve le ho sempre consigliate, anche mentre andavo in aereo le facevo perché idratano tantissimo, soprattutto quella per le imperfezioni. Il giorno dopo avevo la pelle piallata, liscissima, perfetta. Questo qua è nuovo, è lo Shake and Shot, maschera elastica tipo alla gomma. E guardate che figo qua sopra, c'è proprio un bambino di plastica con la cannuccia, che in realtà poi è una spatola. Al suo interno ci sono, come vedete la spatola, questi due mix da fare al suo interno con l'acqua, se non ho capito male, o forse senza acqua. Quindi c'è il cocktail, shake it, c'è scritto, ok, vediamo. E l'altro è un... Allora dice di mixare la prima cosa, prima busta, quindi questa qua bianca, trasforma da liquida a cremosa e attiva gli ingredienti della parte 2. Io direi di provare questa per prima, la teniamo da parte. Poi al suo interno ho trovato questo stick per minimizzare i pori ed è della marca Kaolin ed è appunto al carbone attivo, charcoal. Poi c'è lei che io l'ho comprata in realtà, questa qua, quindi ce l'ho già. Volevo regalarla a una di voi o a uno di voi. Quindi state collegati sul mio Instagram, Gloria Fair, per scoprire come fare per vincerla. Così la provate e ve la regalo a voi questa qua, visto che è nuova e ce l'ho già. Poi c'è quest'altra qua che è una crema all'acqua, idratazione livello 70, della Belif. E per ultimo anche questo super iper votato, Pingu Fantasmino. Io l'ho chiamato Pingu, però in realtà è un fantasmino. Molto molto strano ed è tipo nero dentro, coreano, della Tony Moly, Taco Pore Bubble Pore Pack. Antera, adesso le prendi se la smetti di volare. Proviamoli tutti, proviamo tutto. Questa è la maschera, sembra tipo una cacchina. Ringrazio tantissimo Sephora per questi invii e inaspettati, sono veramente contenta. Oh mio Dio, mi fa la faccia strana sta cosa. Quindi c'è da mettere 7 ml di prodotto in 700 ml d'acqua, è infattibile da fare in questo momento. E si va a sciacquare il viso, oppure si sciacqua il viso e si usano 3-4 ml, quindi un tappino di questa maschera, tamponati, frizionati sul viso per poi andarli a risciacquare con l'acqua, sì, esatto. Quindi è tipo una specie di tonico che va risciacquato, boh, non ho ben capito. Questa forse la uso in una delle dirette di Instagram insieme a voi, in una story, così vi faccio vedere. No, io voglio fare lui, voglio assolutamente fare lui, quindi mi struccherei, ragazzi. Cosa proviamo prima? Pingu o maschera di gomma? Maschera di gomma, che è la più simpatica da fare, poi Pingu.
Come vedete, ho cercato di struccarmi il meglio possibile e ho lasciato gli occhi truccati e io direi di iniziare perché sono molto molto curiosa. Ah, e poi va anche shakerato, va tenuta su 15-20 minuti. C'erano dietro le informazioni. No ragazzi, io non ci sto capendo una mazza, ma non si apre. Ho una forbice, ok. Apriamola così che facciamo prima, evitiamo casini e schizzi vari. È una crema, ragazzi. Oddio, sta collando tutto! Ok, infiliamo questa specie di balsamo dentro lo shaker. Cerco di strizzarlo tutto. Beh, sembrano, avete presente quei giochi giapponesi dove vi fanno fare i dolci da mangiare, quelle cose lì, ecco, sembra la solita... No, vabbè, sto male! Infiliamo la parte 2 che è tipo un liquido, come vedete, è liquidissimo. Andiamo ad infilare questa specie di acquetta. Ok! Oh wow, c'è tipo un liquido strano! Non so come farvela vedere, è color... color... Come faccio a shakerare? Qua esce tutto, ragazzi. Ah! No! No! Mi è caduto per terra! Mi è caduto per terra! Vabbè, raga, me la metto in fretta, si sta tipo asciugando. Mi è caduta tutta la maschera per terra! No, raga, io sono un danno. Guardate che bordello che ho fatto. Ma perché non sono capace a far niente? Mi sto colando tutto. Devo essere più veloce. È un epic fail. Sono rammaricata. Cioè, avrei voluto farvi vedere l'applicazione tutta da figa. E invece no, cioè, ho fatto il danno. Hello darkness, my old friend. Io vi farei vedere il casino che ho fatto per terra. Questo è quello che succede quando stai filmando un video e la maschera ti cade per terra. Quindi adesso dobbiamo rimanere 20 minuti così. Sono passati più o meno 20 minuti. Pensavo fosse tutta tipo ancora bagnata, però a toccarla è veramente gelatinosa. È una cosa assurda. Qui ha fatto una roba strana tipo... pelle, seconda pelle. Oh mio Dio, è proprio gelatinosa. Che roba strana! È fichissima sta maschera. Dovevo togliere la spatolina, tappare e agitare, ma ho fatto tutto il contrario, infatti mi sono incartata. No, vabbè, io pensavo diventasse tipo cellulosa. In realtà no, rimane tutta gelatinosa. Wow! Che roba! È tutta gelatinosa, ragazzi! Vi lascia... il gel anche sul viso. La sensazione, sento la pelle molto molto liscia. L'unica pecca è che se siete rimbranate come me vi uscirà un po' strana. Passiamo a lei. Dopo aver lavato il viso, vabbè, togliere tutta l'acqua in eccesso ovviamente in modo molto gentile con la propria pelle, e dopo applicare una bella quantità di maschera su tutto il viso eccetto l'area degli occhi, quindi magari qua. Aspetta 3-5 minuti. Oh, fa le bolle! Prima che le bolle escano fuori e va, lascia via. Sciacqua via con lukewarm water. Vabbè, non ce l'ho, non so cosa sia la lukewarm. È la bubble mask! Infatti mi sembrava una cosa già vista, perché io ce l'ho la bubble mask di Elisabetta, bellissima. La vado ad applicare in questo modo. Prendiamoci cura di noi stessi. È fichissima quella che fa le bolle, mi divertivo un sacco a farla, però poi è scaduta, quindi non l'ho più potuta fare. E non vedevo... mamma, è profumatissima, non vedevo l'ora di riprenderla. Si stende tranquillamente con tutta la calma del mondo e ancora non fa le bolle, nonostante si debba solo aspettare 5 minuti. E si aspetta! Sono molto happy e aspetto di diventare un enorme palloncino. Grazie Polpo Pingu per questa scoperta. Si sta già gonfiando, raga. We say no, la situazione è questa, sono passati più di 3 minuti e sono delusa, mi aspettavo di riempirmi di bolle come quella che avevo già di Elisabetta, come vi ho detto, però no, si è gonfiata tipo a zone, infatti è un effetto bruttissimo da vedere, e tipo qua è secchissima, mentre qui è tutta... Adesso io l'andrei a togliere perché più di così non diventa, anzi si sta andando a seccare e diventerà parte di me. Mi sono sciacquata il viso, questo è
Il risultato? Ho la pelle ancora più liscia di prima, ancora più morbida e super super tonica ed elastica. Non sono neanche arrossata, a differenza di tante altre maschere che mi è capitato, che ho fatto. E mi piace un sacco il risultato, sono veramente contenta perché, a parte questa maschera, quest'ultima maschera del polpo Pingu, è stata difficile da togliere perché da sciacquare è veramente difficile. Vi consiglio di usare tipo un panno umido e non andare a strofinare troppo la pelle, però vi aiuta a togliere meglio il prodotto. Questo era il video, fatemi un bel pollice in su, condividetelo con i vostri amici, le vostre amiche per ridere un po', insomma, se sono anche amanti della skincare, se vi è piaciuto. E lasciatemi un commento qua sotto con polpo Pingu. Inventate un hashtag per la maschera di gomma. Tipo uno ha scritto pavimento poreless, robe del genere, quindi voglio ridere, fatemi ridere tantissimo. Su Instagram aspetto anche i vostri screen di questo video perché anche qui voglio ridere tantissimo. Vi mando di nuovo un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!